Buongiorno a tutti e vediamo ora l'esercizio sulla serie numerica in cui esiste all'interno un parametro beta e ci sono poi le possibili soluzioni che coinvolgono, diciamo, il valore di questo parametro. Allora, come prima considerazione, innanzitutto scriviamo la funzione, la successione in questione, n che va da 1 a più infinito, beta alla n più 3 fratto 7 alla n per arc ang di n per logaritmo di n alla terza più 1. Allora, prima di fare questa considerazione inerente al valore di beta, applichiamo innanzitutto il limite asintotico, cioè andiamo a fare quella che è la valutazione di tutte queste funzioni per n che tende più infinito. Ce lo consente il teorema dell'asintota. Per cui, diciamo così, lasciamo stare beta alla n più 3, in quanto alla fine comunque è un numero che non ci interessa al momento andare a semplificare. Teniamo anche 7 alla n così com'è. L'arco tangente scriviamo, ovviamente sappiamo che limite per n che tende più infinito dell'arc tan di n è uguale a pi medi. Sappiamo infatti che l'arco tangente ha un andamento di questo tipo e l'asintoto in questa zona, cioè per n che tende all'infinito, vale pi medi, come l'asintoto per n che tende all'infinito dell'arco tangente vale meno pi medi. Allora, a questo punto scriviamo direttamente il valore asintotico, diciamo così, dell'arco tangente. Qui raccomando, per n che tende all'infinito, possiamo dire che questo logaritmo tende al logaritmo di n alla terza, perché per ordine di infiniti l'n alla terza prevarica chiaramente sul numero 1. Diciamo, quindi, tra virgolette, in termini, diciamo, un po' grossolani, se lo mangia. Quindi, per ordine degli infinitesimi, possiamo scrivere anche qualche cosa. Beh, allora, il beta lo scindiamo nelle due parti diciamo così, per le proprietà delle potenze, quindi beta alla n per beta alla terza. Sotto andiamo a scrivere 7 alla n, pi greco mezzi, per il 3 per le proprietà delle potenze, quindi il logaritmo, lo portiamo davanti, al logaritmo, log di n, in questo modo. E la situazione si è fatta chiaramente molto interessante, perché i numeri diciamo secchi, i numeri che non hanno all'interno una variabile, che non sono coinvolti con la variabile n, possiamo portarli fuori, quindi portarli fuori direttamente dalla sommatoria fondamentalmente, quindi dalla serie. Portiamo fuori questo, diciamo così, questo numero, quindi beta alla terza fatto pi mezzi, e ci teniamo sommatoria che va da 1 a n, cioè da 1 più infinito, sommatoria, scriviamola un po' meglio che fa un po' schifo, diciamo. E ci troviamo che cosa? Beh, ci troviamo beta alla n fratto 7 alla n per logaritmo di n. Naturalmente questo è una valutazione valida per n che tende più infinito, chiaramente, no? Cioè, si è andato a fare una valutazione di quelle che sono le funzioni, cioè la serie per n che tende chiaramente a più infinito. Ci ha consentito questo di semplificare moltissimo la nostra serie. Adesso è molto interessante vedere quel discorso, cioè vedere che cosa? Vedere che, se voi notate, sostanzialmente beta fratto 7 tutto la n potrebbe essere una serie geometrica. Potrebbe, dico, perché la serie geometrica lo è quando il Q, cioè la ragione, cioè beta fratto 7, sia minore di 1, chiaramente. Per 1 sul logaritmo di n. Chiaro che scritta così è sostanzialmente il prodotto, sarebbe sostanzialmente il prodotto di una serie numerica per una serie sostanzialmente logaritmica, no? Qual è il problema? Il problema ovviamente è che quando il Q, perché mettiamo fra valore assoluto? Perché se anche fosse in qualche modo negativo, cioè se la ragione fosse negativa della serie geometrica, non è un problema, basta raccogliere almeno il comportamento è come la serie positiva. Nelle serie si fa in questo modo, basta raccogliere il segno negativo e diventa una serie,
curabile, diciamo trattabile con i metodi delle serie a termini positivi. Si scrive sempre che il valore assoluto di beta deve essere minore di 1, no? Se è così, la serie è geometrica e, diciamo così, la serie converge, no? A questa somma, no? In cui Q è la ragione della serie, come ho appena detto, che è beta fratto 7. Ok? Cosa accade? Beh, è chiaro che cosa, quindi? È chiaro che se beta, no? Valore assoluto è minore di 1, quindi potrebbe essere anche negativo. Ecco, minore di 1, chiaramente il nostro beta è beta fratto 7, no? Quindi cosa accade? Beh, accade che beta deve essere minore o assoluto di 7, ovviamente. Allora, se è valido questo, siamo sicuramente di fronte a una serie geometrica che converge. Qual è il problema? C'è un'altra serie che non sappiamo se converge, anzi, sappiamo che non converge, che è la serie fondamentalmente logaritmica. Ecco, qual è il problema? Cioè, il problema adesso è che noi abbiamo il prodotto, francamente, una serie convergente, in questo caso, cioè se beta, valore assoluto di beta minore di 7, una serie convergente, questa qua è convergente, e una serie divergente. Allora, in questo caso, l'unica possibilità che abbiamo è che ci venga incontro, diciamo così, un teorema. Il teorema, diciamo così, teorema, o metodo, diciamo più che altro, di Abel di Richelieu. Ok? Questo sostiene che se io ho un prodotto, francamente, di due serie, quindi cioè, praticamente una serie che è composta da, diciamo così, dal prodotto di due termini alla fine, di un A con N per un B con N. E so che, per esempio, uno dei due, quindi A con N è una serie infinitesima, cioè è una serie tale per cui il limite per N che tende più finito di A con N è uguale a 0, e questa serie è sempre A con N, ha come secondo, diciamo così, seconda caratteristica quella di essere non crescente, non crescente. In più, la serie B con N, no? Sappiamo che ha la somma parziale, no? La somma dei termini che vanno, faccio un esempio, da 1, da 2, da 5, quindi la somma parziale AK, no? Sappiamo che questa somma, no? È assolutamente limitata, no? Ed è possibile dimostrarlo, no? In questo caso si valgono queste tre ipotesi, francamente. Una ipotesi, seconda ipotesi e terza ipotesi. Io so che questa serie, composta dal prodotto, diciamo così, di questi due termini, è una serie convergente. Non so dove convergerà, non so il valore della somma della serie, però sono sicuro che è convergente. Quindi in questo caso cosa accade? Che nel caso in cui il valore assoluto di beta sia minore di 7, io ho una serie che è quella geometrica che io so che ha le somme parziali limitate. Perché? Perché noi sappiamo che la sommatoria per n che va da 1 a più infinito della nostra serie geometrica, non è altro, che questo valore, perché se Q è minore del valore assoluto di 1, la serie, come detto, è convergente, e quindi converge a questa somma. Chiaro che, ovvio, che se è, diciamo così, limitata in questo modo, la sommatoria per n che va da 1 a più infinito sarà ancora sicuramente più limitata la sommatoria che va, per esempio, da 1 parziale, quindi, o da, non so, da un numero k a più infinito, o comunque sarà limitata anche la sommatoria che va, non so, da 5, cioè da 1 a 1000, insomma. È un numero qualsiasi. Di conseguenza, cosa abbiamo? Che ovviamente questa serie qua contribuisce a verificare l'ipotesi, diciamo così, 3, del criterio di Abel di Richelieu. Le altre due ipotesi sono verificate dalla serie, diciamo così, con il logaritmo, in quanto che abbiamo che il limite per n che tende a più infinito di 1 fratto il log di n, chiaramente
chiaramente tende a 0, ovviamente, perché 1 su infinito tende a 0, sicuramente non crescente, anzi direi che è una serie sicuramente comunque a termini decrescenti, ovvio, no? Perché se dovessimo anche fare un esempio pratico, ma comunque 1 fratto log, no? Di n più 1, ovviamente è minore di 1 su log di n, ma questo perché? Beh, lo sappiamo direttamente dalle proprietà, diciamo così, dei logaritmi, perché il logaritmo è una funzione che fa per n che tende più infinito, fa questo andamento, va a più infinito. Ok? Quindi chiaramente se io aumento il valore della x, in questo caso la x nostra x è n, non è naturale ovviamente, quindi se io aumento n, è chiaro che il denominatore aumenta, no? Cioè n più 1 quindi è maggiore di n, di logaritmo di n. Di conseguenza il rapporto è invertito e quindi è valida questa ipotesi, cioè la funzione 1 sul log di n sicuramente è non crescente, in particolar modo è proprio decrescente questa. Di conseguenza sono verificate le tre ipotesi di Abel-Riesz e la serie converge. Converge siccome che sappiamo che in questo momento parliamo di serie a termini così alterni, perché chiaramente come abbiamo detto il beta in valore assoluto minore di 7 potrebbe essere anche beta minore di 0, insomma, quindi se è minore di 0 saremo di fronte a una serie a termini alterni. Quindi questo indica che, siccome che abbiamo dimostrato alla fine sostanzialmente che il valore assoluto della serie è convergente, abbiamo dimostrato alla fine la convergenza assoluta, in quanto nella serie a termini a segni alterni, dimostrare la convergenza della serie con i nostri criteri significa dimostrare la convergenza assoluta della serie, molto importante. Ok? Andiamo quindi un attimino a vedere, ecco, e se beta è uguale a 7, effettivamente se beta è uguale a 7, cosa accade? Se beta è uguale a 7, o a meno 7 per esempio, potrebbe essere uguale anche, ok? Abbiamo una situazione del tipo che ci troveremo fondamentalmente la serie 6 meno 7 a segni alterni, no? Solo questa serie alla fine, no? Con davanti quel coefficiente numerico che è la bietta alla terza, ma non ci interessa relativamente adesso. L'importante è questo termine. Purtroppo questo qua, l'unico che si può dire è che è una serie a termini decrescenti, cioè la serie è decrescente, termini decrescenti. Se ricordate, nelle serie a segni alterni, abbiamo, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la convergenza è una convergenza di tipo semplice, no? Non è più assoluta, ma è solamente di tipo semplice. Andiamo ora a vedere le ipotesi che erano formulate dall'esercizio, vediamo quale potrebbe essere la risposta corretta, e non è detto che lo sia quella segnata, eh? Questo è solo una crocetta, diciamo così, inserita dallo studente che ha fatto questo compito, però in realtà questa è una fotografia estratta, quindi non è detto che sia corretta la risposta, vedremo però che lo è comunque. Allora, lo è perché, come vedete, riporta la converge assolutamente per valore assoluto di beta minore di 7, ed è vero, come abbiamo visto, e semplicemente per beta uguale a meno 7. Perché? È vero perché beta, come ha detto, meno 7, uguale a meno 7, abbiamo detto che ovviamente è a segni alterni, ed è solo decrescente, quindi rientriamo, diciamo così, in questo caso. Ecco, non è però vero che se beta è uguale a 7 abbiamo la converge semplicemente. No, no, perché, pardon, scriviamolo meglio, non è così perché non è una serie a segni alterni. E quindi è solo nella serie a segni alterni che si può dire la convergenza semplice. Nelle serie non a segni alterni noi diciamo che non converge. Quindi per beta uguale a 7 la serie non converge. Quindi, diciamo come riassunto,
come riassunto possiamo scrivere che cosa? Possiamo scrivere che se beta è minore di 7, convergente, virgolette, assoluta, se beta è uguale a meno 7, convergente, semplice. Quindi se beta è uguale a 7, non converge. Non converge. Ok, e direi che per questa correzione è più che sufficiente.